La Corte Penale Internazionale emette un mandato di arresto per Putin, l'accusa deportati in Russia centinaia di bambini ucraini. La Premier Meloni alla CGIL, non temo i fischi, dialogo necessario, riforma fiscale per lavoratori e redditi bassi, no al salario minimo. Unità d'Italia, il presidente Mattarella nella Costituzione, risorse per sfide complesse, risposta unitaria per difendere l'Ucraina. Lo sfregio di Firenze, ambientalisti imbrattano Palazzo Vecchio con la vernice, i turisti li fischiano, il sindaco Nardella blocca il blitz. Il debutto da regista di Demi Lovato, la cantante e attrice, dirige un docufilm sulle baby celebrity, da Jenna Ortega a Ryan Gosling, alti e bassi della vita sotto i riflettori delle star famose sin da piccole. Mandato d'arresto per Putin della Corte Penale dell'Aia, criminale di guerra per la deportazione di bambini, l'ira di Mosca, Zelensky, decisione storica. Giorgia Meloni alla CGIL rivendica le scelte del governo, riforma fiscale per i più fragili, no al reddito e salario minimo, il lavoro va creato, confronto necessario e utile. Mattarella nel giorno dell'unità nazionale, Repubblica coesa intorno ai valori costituzionali, l'impegno per un'Italia fondata su pace, libertà, diritti umani. Il naufragio di Cutro, prima udienza in Calabria, sentiti dal giudice uno dei presunti scafisti fermati e alcuni dei migranti superstiti. Clima, la sofferenza dei ghiacci a tutte le latitudini, prime immagini del grande iceberg che si è staccato in Antartide, grande come Londra, già percorso 150 km. Champions, ai quarti l'Inter trova il Benfica, sfida tutta italiana tra Milan e Napoli, l'attesa e i precedenti tra le due squadre. Sarà Due vite il brano con cui Marco Mengoni gareggerà all'Eurovision Song Contest, orgoglioso di rappresentare l'Italia. Su quel palco voglio portare tutto me stesso e il mio mondo. Mandato d'arresto per Putin, l'accusa della Corte Penale Internazionale, è un criminale di guerra. Dall'inizio dell'invasione ha deportato migliaia di bambini ucraini. L'ira di Mosca, decisione oltraggiosa e inaccettabile, per noi è carta straccia, esulta Kiev, fatto storico, siamo solo all'inizio, l'Unione Europea non può esserci impunità. Meloni al congresso della CGIL, la riforma fiscale è una svolta, no al salario minimo, giusto abolire il reddito di cittadinanza, per la Premier proteste e un timido applauso finale. Un'altra giornata nera per le borse europee, chiudono in calo affossate dalle banche, crolla il titolo di Credit Suisse, Biden punire i manager responsabili dei crack. Bagno di folla per Papa Francesco che torna a confessare i fedeli in una parrocchia della capitale. Questo sacramento, dice ai sacerdoti, non è una tortura, dovete perdonare tutto. I sorteggi per la Champions, sfida tra Napoli e Milan, il Benfica per l'Inter. In Europa League preoccupa Roma Feyenoord. Dopo gli scontri in Piazza di Spagna, gli ultra olandesi minacciano un nuovo assalto alla città. No al reddito di cittadinanza e al salario minimo, Giorgia Meloni tira dritto e al congresso della CGIL di Rimini difende le posizioni dell'esecutivo sull'occupazione. Il confronto è necessario, dichiara, poi condanna l'assalto alla sede del sindacato strappando un piccolo ma storico applauso. Tra Peluche e Bella Ciao, alle contestazioni all'ingresso da parte di un gruppo di minoranze, il Premier replica così: sono abituata ai fischi da quando ho 16 anni. Sullo slogan sentiti sgradita, ispirato a Chiara Ferragni, che osa non sapevo fosse una metalmeccanica. Via libera del governo alla riforma del fisco, tre aliquote IRPEF dal 2024 con l'obiettivo finale della flat tax, la principale novità. Tra le altre misure, taglio delle tasse per le imprese che assumono, superamento dell'IRAP e separazione tra evasione con dolo e quella per necessità. Dal Consiglio dei Ministri, semaforo verde, anche al ponte sullo stretto di Messina, diventa realtà l'idea di Silvio Berlusconi che afferma: questa volta non ci fermeranno.
Altro che vigilanza sui diritti in Italia, Macron ha calpestato quelli dei suoi cittadini. Tensione altissima in Francia per la riforma delle pensioni varata dal presidente, scavalcando il Parlamento grazie a un articolo della Costituzione. In aula la protesta dell'opposizione che intona la Marsigliese, e a Parigi e in tutto il paese si scatena la rivolta, cortei e scontri con centinaia di fermi, soprattutto nella capitale. Lunedì il voto sulle mozioni di sfiducia all'esecutivo. Putin è un criminale di guerra. La Corte Penale Internazionale ha emesso un mandato di cattura nei confronti del presidente russo. Ha deportato migliaia di bambini ucraini, questa è l'accusa del Tribunale dell'Aia che indaga da oltre un anno. Stessa misura spiccata nei confronti della commissaria per i minori presso il Cremlino. Kiev, decisione storica. L'ira di Mosca, provvedimenti senza significato nemmeno dal punto di vista legale. Ambientalisti imbrattatori di nuovo in azione, stavolta a Firenze, il blitz stamane a Palazzo Vecchio, sporcato di vernice arancione, a sorprendere i gretini di ultima generazione, il sindaco Nardella, che infuriato li ha bloccati al grido di siete barbari e incivili, poi si è rimboccato le maniche per ripulire la mura. A proposito di ecologia e siccità, l'amaro commento del primo cittadino, sono stati consumati più di 5.000 litri d'acqua. Siamo costretti a rubare, non abbiamo un lavoro e così guadagniamo quasi 1.000 euro al giorno. Al TG4 parlano due borseggiatrici bosniache della zona della stazione centrale di Milano. Non abbiamo alternative, dichiarano. Le persone che gestiscono il racket ci minacciano. Non vogliamo fare le ladre, vogliamo essere italiane. Neppure il carcere le ferma, una volta libere tornano in azione, girando in gruppo per coprirsi le spalle. Tra loro però c'è anche chi lo fa per scelta e dice: se mi mettono in regola e offrono un posto, io smetto. Buonasera a tutti, benvenuti a Prima Pagina. Subito insieme vediamo i fatti principali di questo venerdì 17 marzo. Giorgia Meloni, primo premier dopo 27 anni sul palco del congresso della CGIL. Per creare lavoro bisogna far ripartire l'economia. La leva fiscale è strumento per la crescita. No al salario minimo, il reddito di cittadinanza ha fallito. Dalla platea perfino un applauso dopo una mini contestazione al canto di Bella Ciao. Verso una stagione di maggior rispetto e tolleranza tra le forze politiche? IRPEF con tre aliquote, flat tax, IVA azzerata per beni di prima necessità. Maggioranza soddisfatta dopo il varo della legge delega sulla riforma fiscale. Berlusconi, svolta epocale verso un fisco amico delle famiglie e delle imprese. Critiche le opposizioni, un passo indietro per il paese. I mercati europei chiudono la settimana in netto calo con i timori del rischio contagio per il sistema bancario. Piazza Affari perde l'1,64%. L'OCSE migliora le stime di crescita, ma avverte la ripresa è fragile. Con il rialzo dei tassi, mutui variabili più cari, anche del 54% in un anno. Mandato di arresto contro Vladimir Putin emesso dalla Corte Penale Internazionale dell'Aia per crimini di guerra. Putin accusato anche di avere deportato migliaia di bambini ucraini in Russia. L'ira di Mosca, il mandato è carta igienica senza alcun valore legale. Barbari, incivili, la furia del sindaco di Firenze Nardella, che era sul posto nel momento in cui gli attivisti di ultima generazione hanno imbrattato di vernice arancione le mura dell'Arengario, l'ingresso nobile di Palazzo Vecchio. Fischi e insulti per l'azione anche da passanti e turisti. Derby italiano tra Milan e Napoli nei quarti di finale di Champions. L'Inter pesca il Benfica. Se i nerazzurri passassero, una squadra italiana sarebbe sicuramente in finale. In Europa League, Feyenoord-Roma e Juventus-Sporting-Lisbona. In Conference, Fiorentina-Lech Poznan. Crimini di guerra, la Corte Penale Internazionale emette un mandato d'arresto a carico di Putin. Il leader russo è accusato di aver fatto deportare migliaia di bambini ucraini. Il capo del Cremlino riceverà lunedì il leader cinese Xi. La Casa Bianca esclude una tregua in questo momento. Un premier dopo 27 anni al congresso della CGIL, Giorgia Meloni sul palco di Rimini difende la riforma fiscale, ribadisce il no al reddito di cittadinanza e al salario minimo, ma apre al dialogo e alla platea, dice: rivendicate le vostre istanze, troverete sempre ascolto.
Alla protesta dei peluche e degli striscioni, ai fischi e alla provocazione della minoranza che ha lasciato la sala cantando Bella Ciao, risponde: ringrazio anche chi mi contesta, era giusto essere qui, il confronto è indispensabile. 17 marzo, in questa data nel 1861, fu proclamata l'Unità d'Italia. Cerimonia all'altare della patria e la proposta alla giornata dell'unità, della costituzione dell'inno e della bandiera diventi festa nazionale. Scandalo a Napoli, l'ambulanza arriva a sirene spiegate davanti a un negozio, ma non c'è alcuna emergenza. In realtà il mezzo portava gli ospiti alla festa di una nota influencer. La scena, immortalata in un video, sta facendo il giro del web. Una vergogna, accusa il deputato Francesco Borrelli. Scattate le prime denunce. Bloccati dal sindaco mentre imbrattano Palazzo Vecchio con la vernice arancione. A Firenze il blitz degli ambientalisti di ultima generazione viene interrotto dal primo cittadino Dario Nardella. Siete dei barbari, non è così che si protesta, grida, poi ripulisce la facciata. Mauro Coruzzi, in arte Platinette, colpito da ictus ischemico, l'annuncio dell'agente in una nota. Fortunatamente i soccorsi sono stati tempestivi, si legge. Le condizioni dell'artista e conduttore, che ha 68 anni ed è ricoverato a Milano, sono stabili. Tanti i messaggi di incoraggiamento. Un derby italiano tra Milan e Napoli e la possibilità di vederne un altro in semifinale se l'Inter eliminerà il Benfica. Ecco il sorteggio dei quarti di Champions, che propone anche Real Madrid, Chelsea e Manchester City, Bayern Monaco. In Europa League la Juve sfida lo Sporting Lisbona, la Roma il Feyenoord. In Conference la Fiorentina pesca i polacchi del Lech Poznan. La Corte Penale Internazionale dell'Aia ha spiccato un mandato di arresto per crimini di guerra nei confronti di Putin. L'accusa è quella di aver deportato in Russia migliaia di bambini ucraini. Decisione storica, esulta Zelensky, ma la replica di Mosca è durissima. L'iniziativa per il Cremlino non ha alcun valore legale e per Dmitry Medvedev è addirittura solo carta igienica. Giorgia Meloni al congresso della CGIL a Rimini, dove ha confermato il suo no al salario minimo e ha affermato che il reddito di cittadinanza è una misura sbagliata, oltre a raccontare la misura di ieri, cioè la riforma fiscale. E per lei il silenzio di gran parte dei delegati, mentre chi contestava ed è uscito all'inizio ha intonato Bella Ciao. Ma per la Premier c'è stato anche un applauso, soprattutto quando ha condannato l'assalto di elementi di estrema destra alla CGIL, alla sede nazionale a Roma, un anno e mezzo fa. Sono stati necessari 5.000 litri d'acqua per ripulire Palazzo Vecchio, imbrattato questa mattina da un blitz degli ambientalisti di ultima generazione. L'azione è stata bloccata dall'intervento della polizia locale, ma anche dello stesso sindaco Nardella, che era sul posto mentre alcuni attivisti spruzzavano vernice arancione. E il gesto di Nardella è immortalato già da ogni parte. Siamo al punto di svolta per il Covid. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità sta per diventare un tipo di pandemia simile all'influenza stagionale, un virus con cui però bisogna continuare a fare i conti, ma che non sconvolgerà più la nostra società. E intanto proprio oggi in Lombardia, per il primo giorno dopo 3 anni, non c'è nessun paziente Covid in terapia intensiva. E allarme ultra dopo quello che è successo nei giorni scorsi a Napoli e non soltanto. E in vista dei quarti di finale delle coppe europee che hanno vissuto oggi gli accoppiamenti nel sorteggio, ebbene il Viminale in allerta e ci sono già ad esempio paure per quello che può succedere a Roma, dove arriveranno gli olandesi del Feyenoord, già protagonisti di un assalto in passato in Piazza di Spagna, nella capitale. Nel calcio giocato però si parla molto di quel derby italiano, Milan-Napoli.